Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questo purificatore d'aria 2 in 1. 2 in 1 perché oltre a purificare l'aria nella nostra stanza, nella nostra casa, la umidifica in base alle nostre esigenze. Questo è molto importante perché un'aria ben umidificata riesce a darci sollievo se abbiamo magari certi tipi di patologie. Quindi, oltre a purificare l'aria da agenti atmosferici che non dovrebbero essere in casa, che possono portarci allergie oppure anche particelle di polvere molto sottile, riesce a umidificarla. Il funzionamento è molto semplice: questo aspiratore tramite una ventola aspira l'aria appunto nella nostra casa. Ricordo che riesce a fare una stanza fino a 35 metri quadrati, quindi aspira l'aria attraverso i due filtri che sono praticamente unificati, sono filtro EPA a maglie quindi molto fini, molto sottili, per fermare delle particelle molto piccole a livelli di micron, e il filtro a carbone attivo. Questi due filtri combinati insieme riescono ad avere un ottimo risultato per quanto riguarda la pulizia della nostra aria. Una volta che l'aria è stata aspirata dal ventilatore, dal nostro aspiratore, quindi passa attraverso il filtro EPA, viene coinvogliata nella vaschetta dove vi è il gruppo dischi. Questo gruppo dischi, che ruota tramite un motore, quindi che li fa ruotare, riesce a raccogliere l'umidità priva di calcare. Così l'aria, così ripulita e arricchita d'acqua, viene immessa di nuovo nell'ambiente attraverso l'uscita di un altro aspiratore che la butta all'esterno. Per far sì che tutto funzioni molto bene e quindi avere la purificazione e l'umidificazione della nostra stanza, bisogna levare questa griglia superiore che nasconde il serbatoio dell'acqua. Questo serbatoio dell'acqua, che arriva a contenere fino a 4 litri e mezzo di acqua, che appunto verserà l'acqua nella vaschetta sottostante dove vi è il gruppo dischi. Quindi il gruppo dischi rimetterà in circolazione come umidità l'acqua che noi abbiamo inserito. Grazie a questo display retroilluminato possiamo decidere l'impostazione della velocità della ventilazione fino da 1 fino a 3, possiamo decidere il grado di umidità, CO vuol dire in continua, quindi lui non si arresterà quando capterà che l'umidità nella stanza, per esempio, è di 60-70 gradi, andrà in uso sempre continuativo fino a consumare tutta l'acqua all'interno della vaschetta. In questo momento sta leggendo un grado di umidità del 47%. Io posso decidere tramite pulsantino di portarla al 40, 45, 50, 55, 60 fino a 75%. Anzi 80%. Così lui riuscirà a captare il livello e il grado di umidità nella stanza e si fermerà quando l'avrà raggiunto. In questo momento è in funzione a velocità 3 e devo dire che è molto silenzioso, quindi non si sente a velocità 3, si sente solo forse un piccolo rumore del movimento dei rulli dietro al macchinario. La pulizia è abbastanza semplice, ma comunque necessita di una certa manutenzione. I filtri combinati EPA e carboni attivi devono essere sostituiti ogni 1000 ore. Questo ci viene detto dalla spia che si accende del filtro, che poi bisognerà resettare. Invece la vaschetta posteriore, dove sono inseriti i rulli, va pulita ogni 2 settimane con semplice acqua calda, sciacquata bene e pulita. Ma se per 2 o 3 giorni non usiamo questo apparecchio, dobbiamo pulirla, perché l'acqua stagnante può portare la formazione di batteri che poi noi metteremo in circolo con la reazione, appunto l'accensione del purificatore.
L'assorbimento di corrente di questo purificatore d'aria della Beurer è di soli 35 watt, quindi non è nessun assorbimento esagerato, possiamo tranquillamente tenerlo acceso tutto il giorno, anche perché la resa migliore ce l'ha appunto tenendolo acceso tutto il giorno. Non avendo una gran dimensione i filtri EPA e il filtro a carbone attivo non riesce a pulire velocemente e a purificare velocemente l'aria contenuta in una stanza. Quindi più rimane acceso e più riesce a svolgere bene il suo lavoro. È sicuramente un prodotto che consiglio in caso di problemi come allergie agli acari, alla polvere o alle particelle che appunto rimangono in sospensione nella nostra casa, nella nostra stanza. È sicuramente anche un prodotto consigliato durante l'uso invernale, quando si accendono i termosifoni e i caloriferi, e chi ha problemi di aria troppo secca nelle proprie stanze, nelle proprie case, perché l'aria secca può portare appunto delle mucose secche, delle labbra screpolate, del bruciore agli occhi, della spossatezza, della stanchezza, difficoltà di concentrazione. Quindi bisogna in qualche modo tenere conto di vari fattori che abbiamo nel nostro appartamento, nella nostra casa. È sicuramente un buon prodotto, non è molto grosso, è abbastanza compatto, quindi adatto ad essere sistemato nella maggior parte di posizioni nella nostra casa. Ricordiamo comunque di tenerlo acceso per avere un'efficacia più elevata. Quindi vi saluto. Vi ringrazio di aver seguito la recensione e vi rimando alle prossime. Ciao a tutti!